Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial di Alteryx. Oggi andremo a vedere come creare delle app. Utilizzeremo il tutorial che è già caricato nel software Build an App. Come potete vedere, un'app non è altro che un workflow fatto e finito, che successivamente viene trasformato in un'app. Le app sono praticamente dei workflow impacchettati, dotati di interfaccia utente che andremo a costruire noi, grazie a tutti questi tool che si trovano nella categoria interface, con il quale l'utente che le andrà ad utilizzare potrà impostare tutti i vari parametri, le opzioni per arrivare al risultato desiderato. Vi anticipo già che, a differenza degli altri tutorial dove bene o male li faccio sulla falsa riga dei tutorial già precaricati, in questo caso vi farò vedere una cosa un attimino diversa, perché come potete vedere qui nella parte scritta delle istruzioni, in questo tutorial viene utilizzato un metodo di inserimento manuale dei valori. Abbiamo qui una lista di stati da andare a copiare e incollare, che a me sinceramente sembra una scelta poco intelligente, che comunque gli stati dell'America cosa sono? 50, 51, andare a inserire 51 valori a mano. Preferisco farvi vedere sin da subito come fare in modo che i tool dell'area interface vadano a prendere i dati direttamente dall'input, quindi vadano a far scegliere all'utente dei dati che sono già contenuti nell'input, che tra l'altro questo rende l'app molto più versatile, perché se la posso utilizzare con i dati degli stati americani, nel momento in cui io andrò a inserire un input che ha gli stati europei, potrò utilizzare la stessa app anche per un file che contiene gli stati europei. Ora, chiudiamo qui e iniziamo con il nostro tutorial. Input tool, andiamo ad aprire il file che contiene i dati della popolazione, population. Allora, lo scopo di questa app è quella di creare una top 50 delle città più popolose dell'America, permettendo di scegliere lo stato. Quindi, prima di tutto, dobbiamo costruire un workflow che ci permetta di calcolare la top 50 delle città più popolose. Dopodiché la trasformeremo in applicazione. Quindi vogliamo fare una top 50 delle città per stato, mettiamo un filtro e gli chiediamo che lo stato, scegliamone uno a caso adesso, diciamo Alabama, il primo della lista. Mandiamo il run, in true nel connettore vero avremo solo i valori Alabama, nel connettore falso avremo tutti gli altri. Ora prendiamo un sort, lo connettiamo a vero, population descending. Ed ecco che abbiamo le città dell'Alabama ordinate in base alla popolazione in modo decrescente. Ora trasciniamo un sample, diciamo che vogliamo vedere i primi 50 e ci verranno filtrati solo 50 risultati. Ora mettiamo una puntata, scegliamo il nostro desktop, scegliamo Alteryx Database, scriviamo risultati app. Andiamo in run, apriamo il file ed ecco che abbiamo i nostri 50. Ora, per dire al programma che vogliamo creare un'app, dobbiamo venire qui, cliccare su un qualsiasi punto bianco dell'area di lavoro, sulla tab Workflow e scegliere Analytic App. Vedete che appaiono questi iconcini a forma di lampo e il cerchio con dentro la Q, che sono i connettori che permettono ai tool dell'interfaccia di dialogare con i tool dell'applicazione.
standard di Alteryx. Quindi ora andiamo a vedere come possiamo rendere interattivi i vari tools. Abbiamo un input tool. Vogliamo far scegliere, ecco, cosa molto importante. Quando andiamo a creare un'app, ma questo vale anche per le macro che saranno oggetto del prossimo tutorial, dobbiamo tenere conto che noi partiamo da una situazione in cui i tool sono già impostati in un determinato modo. Quindi, quando noi andiamo ad aggiungere i tools dell'interface, dell'interfaccia, dobbiamo praticamente andare a dire al tool che l'azione che deve fare è quella di sostituire un valore che adesso è già presente. Quindi, inseriamo un browser tools, colleghiamolo all'iconcina a forma di lampo. E vediamo che ci viene inserito automaticamente un action nel mezzo. L'action deve essere presente in tutti i tools perché è quello che stabilisce l'azione da fare. Quindi apriamo qua il file browser e questa sarebbe la domanda che appare nell'interfaccia all'utente. Quindi scriviamo seleziona un file da aprire. Altre cose che si possono fare. Save as dialog serve quando facciamo la stessa cosa ma per un output tool. Quindi in questo caso stiamo aprendo, non stiamo salvando, non ci serve. Le sezioni qua sotto servono per limitare la scelta dell'utente nel file da aprire. Ad esempio, vogliamo fargli aprire soltanto file che abbiano formati spaziali, quindi mappe, punti geografici. Se vogliamo fargli aprire solo i formati dei report, possiamo selezionare questo, oppure possiamo specificare, ad esempio, se voglio far aprire solamente file del database di Alteryx, posso scrivere asterisco.yxdb. Come vedete, qua di fianco al pulsante per mandare in run i workflow abbiamo anche una specie di bacchettina magica che manda in esecuzione l'app come se fosse un'app. E vediamo che qui seleziona un file da aprire, è quello che abbiamo scritto noi, e vedete che qua mi permette di scegliere solo i database di Alteryx, perché è così che io ho impostato. L'azione di dirgli da andare a fare, questa è quella che viene già preimpostata, è di andare ad aggiornare l'input data tool. Ci va bene così, non dobbiamo specificare nient'altro. Ora partiamo con il filtro. Allora, per il filtro noi vogliamo che l'utente scelga una voce, uno stato, e lo stato che ha scelto vada a sostituirsi qui, come se noi di volta in volta scrivessimo Alabama, Nevada, Texas. Quindi abbiamo bisogno di un drop-down menu. Avremo questo drop-down in cui usciranno tutte le voci che vogliamo far scegliere. Ora, se noi qua tra le varie opzioni abbiamo una fonte esterna, campi che arrivano dai tool connessi, manuale o dati già con uno specifico formato. Quello che noi vogliamo andare a fare è dirgli: guarda, prendi i campi che mi arrivano dall'input. Il problema qual è? Che se io, quando un tool ha qui sopra il simbolo della chiocciolina, vuol dire che gli si può dare un input anche a lui. Se io seleziono questo e gli dico di darmi solo i campi stringa, quando io la mando in run vedo che è soltanto, trovo solo state e city. Questo perché? Perché lui va a prendere quelle che sono le nostre intestazioni di colonna. Quindi cosa dobbiamo fare se vogliamo fare in modo che ci vengano elencati tutti gli stati? Prendiamo un crosstab, lo colleghiamo all'input e gli diciamo che come intestazione di colonna vogliamo lo stato, il data
In realtà non ci interessa, possiamo mettere qualsiasi cosa perché tanto non, in questo caso qui non andrà ad avere nessun effetto. Abbiamo Alabama, Alaska, Arizona. Se adesso noi colleghiamo qua l'input, gli diciamo che vogliamo solo i valori che sono delle stringhe perché sono stringhe di testo, nel nostro elenco abbiamo tutti gli stati dell'America che vengono dal nostro input. Ancora una volta, colleghiamo l'uscita dell'interface tool all'icona a forma di fulmine e ci viene aggiunto automaticamente l'action tool. Allora, qual è la logica? In questo esatto istante c'è selezionato qui Alabama e anche quando l'utente andrà a utilizzare l'app ci sarà scritto Alabama. Quindi cosa devo dirgli io? Vai ad aggiornare il valore Alabama e me lo rimpiazzi con una specifica stringa Alabama. Se io scelgo qui Texas, verrà sostituito con Texas. Facciamo una prova per vedere se funziona. Di altri se importata city population dammi l'Indiana ed ecco che ci ha filtrato solo l'Indiana. L'app sta funzionando ora. Vogliamo creare una top 50 di quelli più popolosi, quindi population descending va bene così. Per ora lasciamolo così, vediamo dopo come dare anche la possibilità di scegliere la top 50 dei peggiori. In questo tool eravamo andati a scegliere di farci vedere soltanto i primi 50 record. Se vogliamo dare la possibilità all'utente di crearsi una top 5, 10, 50, quello che vuole, torniamo qua nell'interface, abbiamo bisogno di un numeric up and down. Numeric up and down, come al solito, prima cosa da scegliere è la domanda. Andiamo. Seleziona quanti risultati vuoi vedere. Minimo 0, massimo 50, incremento di 1, default 15. Trasciniamo fino all'icona a forma di fulmine e ci esce l'action tool. Anche qui l'azione sarà sempre quella di andare ad aggiornare il valore. Quale valore voglio aggiornare? Il 50, che è quello che è presente in questo esatto istante. Quindi se l'utente sceglierà 15, diventerà una top 15. Proviamo. Selezioniamo city population. Selezioniamo Colorado i primi tre. Sta funzionando. Ultima cosa che possiamo voler fare, in questo momento la directory in cui viene salvato il file dei risultati è il mio desktop. Se qualcun altro apre questo file sul proprio computer, questo tool andrà a cercare una directory che in realtà non esiste. Quindi, come abbiamo fatto per l'input, apriamo un file browser, lo trasciniamo, nell'azione gli diciamo di andare ad aggiornare il tools, però questa volta gli diciamo che vogliamo andare a salvare. Quindi flaggiamo questa casellina. La domanda è da fare dove vuoi salvare il file. Proviamo a mandarlo in esecuzione. City population, Georgia, i primi sette. Dove voglio salvare il file? Sul desktop, col nome HHH.
Vediamo che è stato creato un file HHH che si trova sul desktop. Chiudiamo e si apre automaticamente. La nostra app funziona. Ora, avevamo detto che lasciavamo un attimo indietro la questione del sorting, quindi dell'ordinamento crescente e decrescente. Questo perché la cosa più semplice da fare sarebbe prendere un altro drop-down menu, digli come vuoi ordinare i dati. Questa volta possiamo scegliere tranquillamente manuale e mettere ascendente, crescente o decrescente. Mettiamo l'azione. Vogliamo che vada ad aggiornare questo campo qui. Qual è il problema? Che noi abbiamo dato un comando in italiano, ma Alteryx è tutto in inglese. Quindi, per fare in modo che funzioni, qui dovremo mettere ascending e descending. Che sono esattamente questi due comandi qui. Se noi adesso apriamo City Population, scegliamo Colombia 2 sul desktop, facciamo ascending, funziona. Qual è il problema però? Che così la nostra app rimane metà in italiano, metà in inglese. Non è perché ascending, descending ci arriva anche uno che non sa l'inglese. Però possiamo ovviare a questa cosa impostando in modo diverso la nostra interfaccia. Possiamo utilizzare un checkbox che aggiungerà nella nostra interfaccia una casellina da cliccare, in cui scriveremo seleziona per creare una classifica dei meno popolosi. Quindi il tool è già impostato per farci vedere i valori in modo decrescente. Solo se noi vogliamo vederli in modo crescente, andremo a selezionare la casella. Quindi questa volta, oltre all'action tool, dovremo utilizzare anche un tool condition. Facciamo doppio clic sull'azione, quindi se è selezionato, se il checkbox viene selezionato, se è vero. Aggiornami il sort order della popolazione in ascending. Se è falso, non fare niente. Quindi ora noi apriamo il file, sempre lui. Scegliamo il Texas. Vogliamo vedere i primi tre in modo però discendente. Selezioniamo un file dove salvare. Ed ecco che abbiamo tre stati del Texas che non hanno popolazione. Siamo riusciti a impostare il sorting crescente e decrescente, ovviando al problema della lingua.
Ora che abbiamo finito di costruire la nostra app, possiamo andare a vedere come modificare e creare a nostro piacimento l'interfaccia. Andiamo qua nel menu View e selezioniamo l'Interface Designer. Eccolo qua. Questo è praticamente l'anteprima di come sarà l'interfaccia utente. Possiamo cliccare su un qualsiasi punto e modificare. Ad esempio, qui la tab question. Seleziona i parametri. Seleziona un file da aprire. Vedete, qua in dropdown mi ero dimenticata di selezionare la domanda. Possiamo cambiarlo anche da qui. Scegli uno stato, seleziona quanti risultati vuoi vedere, dove vuoi salvare il file, lo trasciniamo sotto perché è l'ultimo, seleziona per creare una classifica dei meno popolosi. Possiamo anche creare delle specie di container in cui andare a inserire tutti i tool. Ad esempio, questo qua lo possiamo chiamare parametri. Lo mettiamo in alto e gli inseriamo dentro tutti i tool che riguardano la scelta di un parametro. E poi ne creiamo un altro che si chiama invece salvataggio e gli inseriamo dentro il pezzettino che riguarda solo il salvataggio. Altre cose che si possono fare è inserire una label qualsiasi, possiamo scrivere un qualsiasi messaggio per informare l'utente di qualsiasi cosa. È possibile inserire un link. Ed è anche possibile inserire una tab. Ad esempio, se io tutta questa cosa del salvataggio la volessi infilare nella seconda tab, io seleziono i parametri, seleziona le opzioni di salvataggio, per rendere magari più chiara. Finito, mandiamo in esecuzione e così vedete abbiamo fatto un box in cui sono racchiusi tutti questo qui sotto e di qua invece i dati che riguardano il salvataggio. Se ora noi facciamo salva con nome, vedete che qui già ci viene selezionata l'app perché vede che ci sono tutti gli interface tool. Chiamiamola app classifica delle città. E ora cosa succede? Se io chiudo Alteryx, vengo sul mio desktop e apro direttamente questa, cancelliamo tutte queste cose che abbiamo creato prima e apro direttamente l'app. Vedrò soltanto questa interfaccia qui, non abbiamo aperto tutto il software. Di cosa posso fare? Seleziono il mio file. Seleziono lo stato della California. Voglio vedere la top 10 delle meno popolose. Scelgo di salvare il file sul mio desktop con nome testa l'app, mandi in esecuzione ed ecco che è stato creato il mio file.